Buonasera. Buonasera a tutti. Un incontro importante quello che vi auguro questa sera. Permettetemi di ringraziare tutta l'associazione, ecco, chi ci aiuterà, ecco, proprio tecnicamente non ci parlerà di questa giornata dell'assistenza cardiopolmonare, soprattutto in un contesto in cui tante persone soffrono oggi e tante morti purtroppo. È importante la prevenzione, importanti gli stili di vita, importante anche le tecniche di soccorso, soprattutto oggi che in tanti contesti, come può essere anche quello ecclesiale, si trova ad avere a che fare con persone, con bambini, con anziani, quindi a volte può succedere che qualcuno si senta male, a volte non sai cosa devi fare, a volte non sai come muoverti. Quindi ecco, io ringrazio perché avete scelto di fare questo incontro in chiesa, insomma, per l'indisponibilità, ecco, che ci sono dei lavori nella sala consigliare, ecco, anche se questo propriamente non è un luogo adatto ad un convegno, ad una conferenza per motivazioni logistiche, non so, forse della scuola avrebbe potuto offrire, però noi offriamo quello che abbiamo e ci mettiamo a disposizione proprio in questo rapporto di collaborazione. Quindi ecco, grazie perché avete scelto la nostra comunità per venire questo incontro, buon incontro a tutti e soprattutto grazie per non solo per la formazione ma proprio per la missione che svolgete con la vostra attività medica, soprattutto oggi medici, ecco, ce n'è tanto bisogno, i medici competenti che non lo facciano solo per lavoro, ma che lo facciano per missione, soprattutto ecco, magari anche a livello politico ci vorrebbe anche un po' sbloccare, visto che da più parti si lamentano situazioni di mancanza di personale, di mancanza, invece magari ci sono tanti giovani medici a spasso, ci sono tanti giovani medici che non riescono a trovare lavoro, ecco, ci sono poi anche tante scelte che a volte vengono fatte nei territori che lasciano un po' a desiderare, che non sempre rispondono a un fabbisogno reale della popolazione, ma rispondono a bisogni dei partiti, delle politiche che non hanno a che fare con la salute della gente. Ecco, quindi ecco, so che anche voi a volte siete costretti a dover lavorare con quello che vi viene messo a disposizione e sono certo che sicuramente la vostra passione, la vostra competenza molto spesso è molto di più di quello che vi viene messo a disposizione. Quindi grazie e buon incontro a tutti. Allora, buonasera a tutti, grazie davvero per essere qui, per aver scelto. Allora, questa sera noi abbiamo colto l'occasione del 16 ottobre, no? Francesco durante la celebrazione ci ha detto tante ricorrenze, tra cui vuol dire anche la giornata mondiale. Finalmente dal 2012 il Parlamento europeo ha colto questa iniziativa, questa notevole iniziativa, pertanto il 16 ottobre è stata conclamata di diritto la giornata mondiale della rianimazione cardiopulmonare. Rianimazione cardiopulmonare sembra un parolone, no? Sembra che sia una parola che possa ricordare me, o Katia, insomma, gli addetti ai lavori. Invece no, assolutamente no. Katia, nello specifico, dottoressa D'Alessandro, cardiologa, figlia di questa.
questo termine, ovviamente per chi non lo conoscesse, ma credo che non ha bisogno di presentazioni, ci spiegherà meglio nel dettaglio. Rianimazione cardiopulmonare che conosce un solo nemico, il tempo. E questo tempo non lo dobbiamo abbattere noi, i professionisti sanitari, ma lo dovete abbattere voi, lo deve abbattere il cittadino. Sapete, l'anno scorso, finalmente, dopo il Covid, si è potuto giocare nell'Europeo di calcio, lo ricordiamo, no? Ricordiamo dell'Europeo che l'Italia, non a caso, insomma, è stata anche campione d'Europa. Però quello che deve ritornare alla mente dell'Europeo di calcio, e credo che un po' tutti quanti, anche chi non è mastica di calcio, vuol dire, non voglio essere di parte, credo che è rimasto alla storia Christian Eriksen. Christian Eriksen nel pieno della sua attività, quindi in salute fondamentalmente, mentre giocava una partita di calcio, con tutti gli screening che fanno con tutti i calciatori, prevenzione, alimentazione corretta, tutto quello che faccio io, tutte quelle robe, nessuno ride, mi prendete alla buona, va bene, grazie. Quindi vuol dire un calciatore, un soggetto sano, che nel massimo della sua professionalità, di colpo il cuore ha smesso di battere. Oh, ragazzi, io mi sto trovando un posto al dottor Haus quando mi ha dato una risposta su perché si è fermato il cuore. Laura gliel'ha posta a Luca Gentile in qualità di doc, ma neanche noi siamo potuto dare una risposta. Non so, vuol dire, no, se riusciamo a dare una risposta. Però noi, ecco, quello è lo scopo della nostra associazione, no? La Reale Fondazione Thales, della quale sono presidente, un'associazione fatta di professionisti sanitari, non a scopo di lucro, alla quale l'unico obiettivo che abbiamo come scopo principale è la vita. E quello che ci siamo posti come obiettivo appunto è la formazione, perché non avendo avuto risposte sul perché un cuore improvvisamente smette di battere, ripeto, è successo a un calciatore, succede a tante persone, l'ultimo dato statistico sono 60.000 morti di arresto cardiaco improvviso solo in Italia, 60.000. E per quei 60.000 ovviamente non intendiamo il bambino di 99 anni in un'RSA, ma intendiamo appunto i giovani. Ora, Eriksen va alla storia perché grazie a Dio tutto quello che noi ci mettiamo a dire con impegno e con dedizione a fare è riuscito. La catena mondiale della sopravvivenza ha funzionato, i tempi sono stati corti, Christian Eriksen è ritornato a giocare, è ritornato a vivere la sua vita, forse con qualche pillolina, no? Con qualche pillolina in più, ma comunque è ritornato alla vita. Purtroppo non possiamo dire lo stesso, se qualcuno ricorda, vuol dire, non di altri calciatori, Morosini, stessa sorte in campo, solo che lì a storia del sonno, Bovolenta, un pallavolista, mentre giocava pure una partita, un atleta di domenica, insomma, no? Ecco, noi, ripeto, l'Italia sarà un po' più esaustiva nel darci queste risposte. Noi, con la nostra associazione, di quale, insomma, ripeto, ne sono a capo, ma che in me c'è mia moglie Laura, c'è mia moglie Lucia e tanti altri professionisti sparsi per la Puglia, perché poi siamo anche radicati sotto questo punto di vista. C'è un dirigente infermieristico caposala della PAT, della centrale operativa centro di gioco, infermiere del centro di gioco, un anestesista, la dottoressa Pisarra, vabbè sono di parte, però fa parte di questa associazione. Formata da noi e alla quale insomma dobbiamo noi forse la vita alla dottoressa Pisarra, perché io in primis e l'altra questa cosa ci poi tocca molto da vicino, possiamo dire che la rianimazione cardiopulmonare funziona, il vero massaggio cardiaco funziona, perché l'ho sperimentato Diego in sala parto è stato rianimato, Diego ha avuto un arresto cardiaco in pancia, d'urgenza è stato fatto un cesareo perché non riusciva più ad uscire, si era bevuto tutto il liquido amniotico e per 3 minuti Diego ha ricevuto una RCP, una rianimazione cardiopulmonare, che poi vi farà vedere lui come si fa, perché ormai è diventato più bravo di noi, insomma, ha detto che la vuole fare lui stasera, quindi poi più tardi lo farà questa cosa. Pertanto, insomma, questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Per questo abbiamo colto l'occasione della giornata per spenderci. Ovviamente mi sono apparso poi dei migliori professionisti, ovviamente Laura e Lucia poi ci faranno vedere nel pratico l'utilizzo sul manichino, la dottoressa D'Alessandro ci spiegherà tutto quello che vuol dire che va fatto per come va fatta una corretta rianimazione, sul perché avviene l'arresto cardiaco, le forme di prevenzione, tutta una serie di cose, non voglio ora rubare del tempo. E poi l'avvocato, l'amica Vittoria Lettori,
ci darà degli aspetti legati, perché poi più di qualcuno corre, c'è il rischio della paura, no? Spesso noi quando andiamo nelle scuole, andiamo a fare le corse, più di qualcuno ci dice, ma se faccio, sbaglio, allora poi c'è un magistrato di dietro che mi colpisce, che mi fa. Quindi questi sono punti poi Vittoria cercherà di chiarire, insomma, ci farà capire che davvero, insomma, in un'emergenza è meglio fare che non fare. L'unica cosa che vorrei poi dopo magari dimenticare è la giornata mondiale della rinnovazione cardiopulmonare, il cuore degli obiettivi. E non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, soprattutto per i centri di formazione. E allora ci siamo interrogati noi tutti quanti nella associazione, abbiamo detto qual è il nostro punto di partenza? Il defibrillatore, Carlo lo spiegherà nel dettaglio, perché oltre alla rianimazione serve un defibrillatore che dobbiamo saper utilizzare tutti. Questi defibrillatori, grazie a Dio, nella nostra comunità ce ne sono già due, ce n'è uno installato innanzi al municipio, uno nel porto di Sant'Ispieri, credo uno nella scuola, se ho ben capito, ce n'è uno nel complesso scolamento, forse ci rimane scoperta l'infanzia. Però abbiamo detto, con il contributo di tutti, abbiamo già avviato una campagna di sensibilizzazione che continueremo poi questa sera, poi magari l'Aula in dettaglio lo spiegherà, e acquistare un defibrillatore per l'oratorio. Don Francesco ci ha già detto che l'oratorio finalmente ritorna a vivere pieno di ragazzi, finalmente speriamo che se ci messo il Covid dalle spalle, quindi di poter vivere a pieno l'oratorio. Pertanto ragazzi, quanto prima raggiungiamo la cifra, non è una cifra imponente, ci aggiriamo intorno alle 1.000 euro, però non appena avremo questa possibilità, davvero il nostro oratorio potremmo definirlo campo protetto. Sulla formazione ha detto già Don Francesco che spenderà i gabinetti e referenti e quant'altro nel fatto, quindi davvero poi ci prendiamo la patente con il corso e avremo anche la macchina, che non è una Ferrari, però è una macchina salvavita. Va bene, Carlo, a te l'onore. Grazie. Cardiocircolatorie, dove si intende non solo la malattia cardiaca ischemica, quindi il fatto del miocardio, ma anche l'ictus, quindi le malattie cerebrovascolari, rimangono la prima causa di morte in Europa purtroppo, e come vedete l'istogramma in giallo, e questa è una statistica del 2016, quindi è vecchia, adesso tutta l'epidemiologia con il Covid è stata stravolta, in giallo è la mortalità europea e assurdo troverete la mortalità italiana. Come vedete, sia in Italia che in Europa, le prime cause sono proprio ascrivibili alle cause ischemiche, cardiache e cerebrali. Detto questo, che cos'è l'arresto cardiaco e perché se ne parla spesso in riferimento all'infarto? Perché in realtà l'infarto è la causa più comune di arresto cardiaco e lo è purtroppo nel giovane. Vi spiego semplicemente. L'arresto cardiaco è una condizione in cui il cuore improvvisamente cessa la funzione in pompa, quindi il sangue non viene più messo in circolo, quindi non arriva ossigeno, e non arriva ossigeno in primis al cervello, che è l'organo che si nutre principalmente di ossigeno, ma non solo, anche i reni, anche gli stessi polmoni, quindi inizia una morte cellulare irreversibile dal momento in cui il cuore cessa di battere. In realtà non è immediata la morte, perché c'è una riserva di ossigeno nel sangue e l'organismo è una macchina così perfetta che mette in atto dei meccanismi di compenso per cui gli organi stessi cominciano
cominciano a estrarre più ossigeno di quello che fanno normalmente, ma dopo pochi minuti inizieranno a essere reversibile. E la rianimazione cardiopolmonare è proprio quella serie di azioni che partono con il massaggio, che cercano di simulare l'azione della pompa. Ma pensate bene che un massaggio cardiaco fatto bene dà circa un terzo dell'efficacia di una sistole cardiaca normale. Quindi pensate quanto è efficiente questo muscolo che per tutta la vita, almeno 60 volte al minuto, pompa una quantità di sangue straordinaria. Detto questo, vi dicevo, l'infarto è la prima causa di arresto e più comunemente nel giovane. Perché? Perché l'aterosclerosi del meccanismo dell'infarto, cioè sostanzialmente questi depositi di colesterolo e calcio sulla parete delle tubature del cuore, che sono le coronarie, difficilmente dà l'infarto nell'anziano, perché l'anziano convive con uno stato diffuso di aterosclerosi da anni, quindi sa che se fa un chilometro c'ha l'angina, si ferma, mette in atto dei meccanismi di compenso, vive la sua vita e a volte le linee guida ultime cardiologiche dicono che se i sintomi non sono invalidanti non si fanno neanche accertamenti invasivi. E quelle sono le placche aterosclerotiche che si muovono lentamente, si calcificano, occludono con la quasi totalità del lume della coronaria, però si instaurano i circuiti collaterali. Il giovane ha una placca che noi cardiologi definiamo non critica, cioè in genere una placca che ostruisce il lume del 20%, cioè insignificante, non ha sintomi, che però per meccanismi in parte noti, in parte non noti, improvvisamente si rompe, si ulcera. Dal momento in cui si ulcera fuoriesce colesterolo che viene riconosciuto dal sangue come materiale strano, quindi si innesca la cascata della coagulazione. Quindi in quel momento si ha l'arresto cardiaco perché il trombo occlude completamente la coronaria e i meccanismi di compenso sono impossibili in tempi così rapidi. E lì che c'è l'aritmia, che spesso è fatale. Spesso tutto accade contestualmente, non ci sono delle avvisaglie, e quindi per questo vi dico. È più pericoloso un evento in una persona giovane, in un cuore che non è, noi lo definiamo condizionamento ischemico, non è condizionato rispetto a un cuore che convive con una soglia ischemica, ormai definita nel tempo. Le ultime linee guida della Società Italiana di Rianimazione mi ha colpito questa frase: sistemi che salvano vite, cioè nessuno può operare da solo. È una catena, si parla di catena della sopravvivenza, proprio per rendere quest'idea. Sono tanti anelli, tutti uguali, nelle stesse dimensioni, che si intersecano e ognuno ha la stessa importanza. Ha la stessa importanza sia la persona che lo vede svenire per la prima volta che il cardiologo che gli fa l'angioplastica in urgenza. Hanno la stessa importanza perché se non si attiva la catena della sopravvivenza, anche l'angioplastica sarà inutile, non servirà a niente. Perché l'altro problema serio sono gli esiti neurologici. E forse Don Francesco risponderà perché si apre un capitolo molto vasto e qui non ci volevo arrivare perché non mi sento degna di parlarne, che è il confine tra rianimazione e accanimento. È un confine sottile, è un discorso a cui io ancora non do una spiegazione, è un concetto troppo alto forse da. E il pensiero non può che andare a una persona in particolare, che è ancora un pensiero, e che purtroppo, tra virgolette, è lasciato al buon senso e alla coscienza di noi operatori sanitari. La vita va preservata soprattutto, ma c'è un momento in cui anche la rianimazione arriva a un limite, arriva a essere efficace e lì forse inizia l'accanimento. E spero sempre quel confine di coglierlo, perché è difficile da cogliere. Allora, detto questo, le linee guida ultime dicono che bisogna imparare la rianimazione, bisogna farlo tutti, anche quelli che pensano ma io tanto sto in piazza a chiacchierare. Non è così, perché se vedi una persona che improvvisamente non risponde o che respira in maniera irregolare o che non respira, in quel momento lo devi trattare come un arresto, non sei giustificato nel soccorso, perché intanto non puoi fare più danno di quello che già gli provochi lasciandolo così. Addirittura nel riconoscere l'arresto cardiaco va eliminato anche il riconoscimento del polso arterioso, che può essere difficile, bisogna reperire un'arteria che passa vicino al cuore, l'arteria centrale che è l'arteria carotide, per
perché la periferia lo perde subito il polso. Lasciamo perdere quell'aspetto, basta che verbalmente lo chiami, lo risponde oppure respira male, trattalo come un arresto, inizia le manovre. E quindi coinvolgere tutti, secondo il punto. Anche i bambini, a partire da 12 anni, si ha una grande recettività verso queste emozioni, addirittura sono i bambini che formano altre persone e formano i genitori. Non c'è una legislazione in Italia per l'insegnamento nelle scuole, questa è una grave mancanza. Poi avere ospedali capaci di fornire un servizio di angioplastica H24, di trombaspirazione per i decenti per l'arresto cardiaco, addirittura si dice iniziate il massaggio, anche se non l'avete mai fatto, guidati dalla centrale del 118, pensate quanto sia importante, anche se non lo sapete fare, fatelo. Ovviamente la prima cosa è chiamare l'aiuto, perché nel frattempo inizia il massaggio ma rimane sul corso. Vi faccio un esempio pratico, questo è successo a settembre del 2019, arriva in ospedale da un ragazzo di 17 anni del Pacinonti, il professore di educazione fisica gli ha salvato la vita perché ha avuto un arresto cardiaco mentre faceva attività fisica, sarebbe morto, perché la diagnosi è questa, è cardiomiopatia ipertrofica. Purtroppo Enzo dice io non sto attento agli stili di vita, ma in realtà quelle forme di cui hai parlato non sono forme infartuali, nel senso lo stile di vita c'entra poco, questa è la genetica e la sfiga, perché questo ragazzo ha un ispessimento delle periferie cardiache, come potete vedere, quello a destra e il cuore affetto nella cardiomiopatia ipertrofica, il cuore a sinistra è un cuore normale, gli spessori sono abnormi, sono asimmetrici e questa è la base di cortocircuiti elettrici che poi generano le aritmie pericolose per la vita. La cosa terribile, lo so, per i genitori, però bisogna dirla, è che spesso mima il cuore d'atleta. In realtà gli screening nell'ambito della medicina dello sport sono stati rivisti, adesso intensificati, però è difficile riconoscere l'ipertrofia dell'atleta, perché il cuore è un muscolo, tu l'alleni e si spessisce da un'ipertrofia patologica. Io ne ho visti due per caso, ma veramente venivano in ospedale per altro. Poi in realtà interrogandoli non avevano mai fatto sport e adesso hanno il defibrillatore, pur non avendo mai avuto un arresto cardiaco. E purtroppo questo ragazzo aveva questo. Quindi il suo professore che ha fatto non aveva niente a scuola, lo ha massaggiato per 9 minuti. Nel frattempo è arrivato il soccorso e la defibrillazione ventricolare. Subito i soccorritori, la prima cosa appena disponibile, quello è un defibrillatore automatico, anche se non c'è il medico che magari può da solo programmare determinati parametri sul defibrillatore, i defibrillatori automatici hanno la capacità di fare un'analisi del ritmo molto sensibile e di scegliere loro se erogare o meno lo shock e l'energia dello shock. Basta allontanarsi dalla vittima, non c'è nessun tipo di pericolo di essere fulminati, diciamo tra virgolette. Quindi lì vedete una fibrillazione ventricolare a destra, con la linea dello shock erogato al defibrillatore, poi riparte il ritmo normale. In realtà il defibrillatore azzera l'attività, potrebbe non ripartire il ritmo normale, quindi per questo bisogna continuare il massaggio dopo l'intervento del defibrillatore. Non tutti gli arresti cardiaci sono, noi li definiamo ipercinetici, cioè da cortocircuiti elettrici che danno alte frequenze e che impediscono addirittura al cuore di riempirsi. Possono essere asistolici, cioè praticamente possono i battiti rallentare al punto da azzerarsi. Quelli sono un po' pericolosi perché non ci sono ritmi defibrillabili, perché sarebbe già azzerare un'attività che è a zero, ma bisogna solo meccanicamente sostenere la pompa sperando di riprendere finché non arriva il medico. Lì però è importante il soccorso avanzato perché bisogna somministrare dei farmaci per l'adrenalina per facilitare la ripresa del ritmo. Allora, parliamo nel dettaglio del TLS. La sequenza è questa: riconosco l'arresto, nel momento in cui lo riconosco chiamo il servizio di emergenza, se sono da solo lo chiamo, metto il telefono in viva voce e inizio le compressioni. Le compressioni sono 30, adesso vedremo la tecnica, e vanno associate poi, se si è capaci, due ventilazioni, altrimenti si fa solo massaggio, va bene anche questo.
Al termine delle due ventilazioni, che non devono, diciamo, prolungarsi per un periodo superiore a 10 secondi, bisogna riprendere le compressioni, le 30 compressioni. Nel momento in cui è disponibile il defibrillatore, si attacca al defibrillatore e si fa quell'analisi del ritmo che vi dicevo. Qui forse è scritto molto piccolo, quindi forse non riuscite a vedere, però in fondo vedete c'è un pomino che è esteso in ginocchio, sulla vittima. La posizione importante, bisogna stare inginocchiati a fianco alla vittima, le braccia tese, le mani devono intersecarsi in maniera tale da appoggiare il palmo della mano che spinge alla metà inferiore dello sterno, e nell'adulto la compressione è efficace se si riesce a far scendere lo sterno di almeno 5 cm. Non è una cosa semplice, anche perché va fatta la frequenza di 100-120 battute al minuto. Quindi è una fatica importante, le braccia devono essere tese, spesso c'è bisogno di avere un cambio perché la frequenza delle compressioni è importante. Per le ventilazioni, come vedete accanto, ci si avvicina alla vittima per ventilare. L'ideale sarebbe farlo in due, così magari non si perde tanto tempo anche per le compressioni, però bisogna innanzitutto liberare le vie aeree, e c'è una manovra che consiste sbruzzare la mandibola e retroflettere il capo. Con una mano in pratica appoggiata sulla fronte si retroflette il capo, con l'altra mano con due dita si solleva il mento. In questo modo si libera le vie aeree, si fa aderire la bocca a quella della vittima, in epoca Covid immaginate come si è stato avuto, e si insuffla per un secondo aria. Bisogna vedere l'esecuzione del torace, dopo si respira e si rifà la seconda volta e poi si riprende . Dopodiché la speranza è che arrivi qualcuno con il defibrillatore. Se la vittima si riprende con le compressioni, se la vittima si riprende, vi dico cosa è difficile senza il defibrillatore, perché improvvisamente si risveglia, prende a respirare e si vuole alzare, non va fatta alzare ma va messa in posizione di sicurezza in pubblico laterale. L'altro problema è la disostruzione cessata delle vie aeree, perché come sapete l'arresto cardiaco è la cessazione dell'attività di pompa, ma è un momento terminale di tante condizioni, tra cui anche l'insufficienza respiratoria causata da un'ostruzione da corpo strano. Allora, ci sono delle manovre che vanno fatte, che loro vi fanno vedere nel dettaglio, che sono diverse nel bambino, diciamo, sopra un anno, nell'adulto rispetto al neonato. Allora, innanzitutto, banalmente, non bisogna mettere le mani nella bocca per togliere il corpo strano né dare acqua, ma bisogna, per prima cosa, sollecitare la tosse, perché la tosse è un meccanismo fisiologico per eliminare il corpo strano. Dopodiché, l'altra cosa che si può fare è dare dei colpi, se la tosse non riesce ad essere produttiva, diciamo, con la mano proprio tra le due scapole, almeno 5 colpi dorsali, nel tentativo di facilitare l'eliminazione. Se neanche questo riesce, l'altra manovra che vedete, quella tra quei due adulti, è la manovra di Heinrich, che è una manovra che prevede insomma, una compressione dal basso verso l'alto direttamente sotto lo sterno. Si abbraccia la persona e si dà un colpo, la mano stretta con il pugno e l'altra abbraccia il pugno, si spinge sopra sotto lo sterno, e in questo modo si facilita l'espulsione del corpo estraneo. Se non si riesce neanche con questa manovra, perché la vittima perde coscienza, bisogna metterla al suolo e iniziare il DLS. Importante la sicurezza della scena e la rigidità della superficie su cui si pratica il massaggio, perché è un fattore critico per l'efficacia della compressione. Per il neonato invece, anche se sfido qualsiasi mamma, non so se aveva l'ocidità di fare una cosa del genere, e metterla a destra in giù e dare le compressioni dorsali, e accanto vedete voi anche la possibilità di praticare con le dita delle compressioni proprio nella regione sternale anche nel neonato, per cercare di eliminare il corpo strano. Per cui già una rianimazione fatta bene e un accesso immediato all'ospedale già
insomma, garantisce buoni margini di successo. Poi il discorso degli esiti neurologici è molto vasto e serio, perché gli esiti neurologici, già se uno sopravvive a un arresto cardiaco, già delle turbe comportamentali e dell'umore che sono prolungate, e vi dico, non esistono delle strutture dove noi riusciamo a riabilitare queste persone. Per cui molto spesso facciamo affidamento, e devo dire, avendo frequentato ospedali in regioni diverse, e ancora nelle nostre famiglie c'è il senso di accogliere e di assistere una persona con queste turbe comportamentali che poi regrediscono spontaneamente, però impiegano parecchio tempo, e anche perché non sono riabilitabili in quanto nelle strutture riabilitative anche cardiologiche, il primo fattore, diciamo, per essere reclutato è la compliance, cioè la possibilità di collaborare, ma se uno in quel momento ha una fase di obnubilamento totale con cui non riesce a collaborare, è molto importante l'assistenza delle famiglie, fino allo stato vegetativo persistente, quindi il supporto continuo con le macchine del respiro, che apre un capitolo, insomma, abbastanza complesso. Chiaramente l'ospedale deve fornire quei servizi capaci di curare la causa dell'arresto cardiaco. Come vi dicevo nel caso dell'infarto, adesso c'è una completa restituzione integrum. Se la rivascolarizzazione cardiaca viene fatta addirittura nei 90 minuti, non ci sono esiti. Cioè, se si riesce ad aspirare il trombo e mettere uno stent in 90 minuti, uno conduce una vita regolare come se l'infarto non avesse mai avuto. In questo senso vi chiedo, perché mi fa male personalmente vedere ragazzi del mio paese che si sono tenuti il dolore al petto per mesi, che sono arrivati in condizioni in cui ormai non si vede neanche il lupo, neanche sui libri. Vanno bene le idee di piangere i funerali, però a me mi viene tanta rabbia, perché io lo dico sempre, faccio il cardiologo perché fondamentalmente non ho tutto questo coraggio, perché i miei pazienti si salvano quasi tutti, non ho da dire, non c'è niente da fare, entrano con le loro gambe, entrano, sono quasi morti ed escono con le loro gambe. Quindi in questo senso oggi ci sono delle specialità talmente avanzate, delle cure talmente avanzate per cui di cuore non muore nessuno. Per il caso invece delle cardiopatie congenite, sono rare ma fanno molto scalpore, perché colpiscono giovani atleti che, come vi dicevo, hanno condotto regolarmente attività sportiva agonistica, hanno delle prestazioni molto alte e hanno in realtà delle cardiopatie misconosciute. Un esame molto sofisticato di cui oggi disponiamo è la risonanza cardiaca. La risonanza cardiaca, che studia proprio lo spessore delle pareti cardiache, ci dice se quello di spessimento è perché il muscolo è grosso, perché si è allenato, oppure perché c'è del materiale al muro. Quindi l'importanza anche di questi accertamenti di cui oggi disponiamo e di cui magari in altri tempi non si disponeva. Basta. C'è la domanda, non c'è la domanda, c'è stata solo un'invettiva contro di me per la diapositiva, perché è partita. Invece io una cosa che voglio fare. Come mai poi si scopre dopo che soprattutto nei giovani c'è qualcosa di serio, ma i medici di base lo reputano dolori di tutt'altro genere e non fanno fare gli accertamenti? Domanda su domanda, punto interrogativo. Allora, forse alla base dovremmo fare un po' cioè stare più attenti a questo. Allora, io quello che vi posso dire è che sono sincera, perché chi mi conosce lo sa, io non ho grossa stima dei medici di base, anche se adesso arriveranno loro, però il discorso è che loro hanno trasformato l'attività medica in un'attività puramente burocratica. E capisco pure che queste sono cose ultra specialistiche e che può anche toccare un cardiologo. Però il discorso è che devi avere il dubbio, e il dubbio viene dal ascoltare il paziente, viene dal capire cosa gli succede, perché le risposte ce le dà il paziente, a quel punto anche semplicemente indirizzare verso lo specialista che se ne occupa,
perché, ripeto, a me i due casi di cardiomiopatia ipertrofica mi sono capitati. Allora, uno era venuto per fibrillazione atriale, tutta la fibrillazione atriale viene a chiunque dopo una certa età, iperteso, un giovane enorme che faceva anche tennis. Quando ho visto il cuore c'era qualcosa che non andava, perché è vero che faceva sport, però aveva un atrio sinistro, che è la parte del cuore da cui origina la fibrillazione, che era enorme, e in genere lo vedi nelle persone molto anziane, e quindi ti viene il sospetto, fai la risonanza e hai la conferma. Però se il paziente non lo ascolti, non lo visiti o non lo vedi, è difficile arrivare ad avere determinate diagnosi. Tra l'altro c'è da dire che noi abbiamo la fortuna, che è una croce in ospedale, di vedere pazienti per qualsiasi cosa, perché sul territorio non hanno filtro, non hanno a cui rivolgersi, e quindi dopo che hai fatto 20 consulenze, la 21esima che ti dicono ah, vedilo che deve andare a casa, quando vai per visitare dici non credo ai miei occhi, perché c'è comunque, non essendoci una conoscenza e un filtro sul territorio, vedi delle cose che non pensi di vedere tu per primo in ospedale. Dici, è possibile che questa persona è arrivata a 40 anni senza che abbia mai nessuno si abbia visto questa cosa, però succede. E quindi onestamente non è una cosa che si può cambiare, è ormai una pratica molto, io poi non mi occupo di politica, però è troppo complesso, conviene fare bene il proprio lavoro e già fai una cosa, poi tutto il resto non c'è. Un po' più di prevenzione. Sì, prevenzione, però anche, cioè nel senso, io credo che nessuno venga in ospedale se non ha bisogno. Io vengo da una famiglia tipo quelli che vivono qua e onestamente non vedo uno che devo vedere al pronto soccorso con un rompiscatole. Dico viene perché magari non ho un problema. Effettivamente a volte, anche culturalmente, si fa fatica a tirare fuori i sintomi, a tirare fuori le problematiche e tutto. Capisco anche che uno che non è del posto, a volte devi parlare in dialetto per farti dire le cose, no? E per uno che non è del posto fai fatica, capito? Anche per un mio collega che non è del posto, per esempio, a volte faccio pure dal traduttore per il paese. Però è così, e come si fa a cambiare una cosa del genere? Nel senso, noi mediamente siamo sempre, se non io, un altro, però c'è sempre uno di noi al pronto soccorso, si può sbagliare, per carità, non nascondere i problemi dell'ospedale, però c'è sempre un riferimento. Però la gente come fa a fare prevenzione se non sa neanche se quello che sente è realmente importante o è una sciocchezza, è un problema. La differenza tra angiologo e cardiologo. Io faccio delle visite quasi annuali alle coronarie e me le fa un angiologo, alle carotidi qui, e me le fa un angiologo. Faccio bene oppure devo andare poi dal cardiologo? Prego, non ho capito. A parte l'angiologo è una vecchia figura, diciamo, adesso è il chirurgo vascolare, penso che sia, la specializzazione in angiologia ormai è stata assorbita dalla chirurgia vascolare. Loro valutano giustamente se ci sono dei depositi alle carotidi, che sono spesso lo specchio di depositi anche in altri distretti del cuore. Però, diciamo, se si riscontrano le placche e le carotidi, si fa la cardiospirina, la statina per prevenire l'ulcerazione della placca, che vi dicevo, che causa l'ictus. Però poi bisogna indagare anche gli altri fattori correlati, in genere il chirurgo vascolare viene solo i distretti periferici, carotidi, arti inferiori, aorta, però non si occupa, diciamo, di fare prevenzione cardiologica, che dovrebbe essere l'ECG, l'elettrocardiogramma, l'ecocardiogramma e poi eventualmente la prova di sforzo per chi già ha delle placche alle carotidi. Comunque anche la visita anche dell'eco al cuore me lo fa lo stesso, non mi fa le prove di sforzo, ma comunque. Vabbè, allora tu e tu chi lungo vascolare, l'ecocardiogramma in genere i chirurghi vascolari non lo fanno. Magari sono quelle specialità intermedie, perché l'angiologia una volta esisteva come specialità e poi magari sei interessato anche di cardiologia, ma va bene lo stesso. Diciamo, sta un arresto cardiaco.
avverti qualcosa? C'è qualche segnale? Poi troppo tardi quando ce l'hai avvertito. Lì è tutto questione del caso, della fortuna, nel senso che potresti avere delle avvisaglie nei giorni precedenti, perché in pratica quella placca si rompe perché si scatena una strana infiammazione legata allo stress, al fumo. Improvvisamente si può ulcerare del tutto quando si rompe il presente, probabilmente il dolore e la rigidità, non è neanche il tempo di chiamare il dentario. Potrebbe cominciare a fissurarsi, diciamo noi, nei giorni precedenti, quindi avere delle avvisaglie, dei dolori anomali, il dolore cardiaco e compressione toracica, che più che un dolore, perché molti non parlano di dolore, parlano proprio di una mancanza di aria improvvisa, che vi deve preoccupare se si associa a dei sintomi che chiamiamo neurovegetativi, cioè sudorazione fredda, improvvisa, nausea, una sensazione quasi di smania, di malessere, perché quello è sinonimo di un dolore viscerale, un dolore profondo, non è un dolore intercostale, che si irradia molto spesso al collo, alla spalla. Alcuni non avvertono neanche il dolore al petto, sentono solo il dolore alla spalla oppure alla mandibola, o addirittura posteriore, dietro la scapola. Queste sono le varietà. Però se sei diabetico, per esempio, potresti perdere la nocicezione, cioè la ricezione del dolore, la sensibilità al dolore per la neuropatia diabetica, e quindi avvertire solo l'affanno. Però un affanno anomalo, di solito, con sudorazione, malessere, anche quello è un equivalente ischemico, e quindi va considerato. Però il dolore al riposo, il dolore al riposo è molto insidioso, non è come il dolore da sforzo. Io le facevo questa domanda perché, ho detto, la prova pratica un po' risposta, è ambigio. Certo, mi capita magari qualche salita un po', basta, cioè, io quello che volevo sapere, se il dolore al petto o no, se c'è qualche segnale in particolare che... Il segnale l'infarto è diverso dall'angina, cioè l'angina da sforzo è quella che fa la bacina che sente il dolore, che ferma e passa. E quello pure va aggravato, però si ha tutto il tempo. Mentre un dolore che ti viene a casa in questo incontorno, spesso le prime ore del mattino sono le peggiori, ti sveglia, perché lì c'è tutta un'attivazione del sistema nervoso, dell'adrenalina che viene messa in circolo, e si stima che le condizioni infarttuali più frequenti sono in quelle ore. Quello è molto sospetto. Molto sospetto, bisogna subito chiamare i soccorsi. Il paziente, oltre a chiamare poi subito il 118, se si trova solo, come si deve comportare, si deve stendere, che deve fare? Se conscio, ovviamente. Si trova solo dal problema, nel senso che diciamo, se ha la fortuna di riuscire a parlare e di chiamare il soccorso, dice che ha dolore al petto, assolutamente il soccorso si attiva, però a volte è talmente galoppante la situazione più grave che uno non ha il tempo di chiamare. Come paradossalmente esistono delle situazioni al contrario, adesso c'è un tipo di infarto, forse non ne avete mai sentito parlare, l'abbiamo copiato dei giapponesi, si chiama sindrome di Takotsubo. Praticamente il cuore viene interessato a un'ischemia globale, però le coronarie non c'è niente e viene dopo uno stress intenso. Per esempio è successo una vecchietta che era da sola in casa da 92 anni, era inciampata nel deambulatore ed è rimasta con braccio appeso tutta la notte, da denti affilicati appunto, da paura di non essere soccorsa, che ha avuto l'infarto. Però abbiamo fatto la coronariografia urgente e non c'era niente, perché è uno stress diffuso del cuore che interessa proprio i piccoli capillari, che dà una disfunzione importante, che poi regredisce nell'arco di mesi. Quindi paradossalmente, al contrario, era la impossibilità a chiamare per altre condizioni che ha scatenato l'infarto. Quindi, diciamo, è meglio non stare soli. La persona che ha una certa età è meglio non lasciarla soli. Sono tanti dubbi su un passaggio cardiaco.
e Kalia è stata incisiva quando incisiva ed esaustiva quando ha spiegato bene, no? Il massaggio, e ha detto che l'ha fatto su un piano rigido e deve affondare il torace di almeno 5 cm. Ora se fosse il paziente io credo 6 cm. La rottura delle costole. Quindi ragazzi, bisogna stare a terra, non il paziente stenderlo sul piano rigido. Noi qua per facilitarci siamo messi il tappetino finché non possiamo stare in ginocchio, ma ora vedremo nel pratico che non è assolutamente una cosa facile, e soprattutto anche per i tempi che ha detto, 100-120 compressioni al minuto. Ma la cosa che va rimarcata, e poi qua ci verrai l'aiuto gli aspetti legali, sarà esaustiva Vittoria. Affondare 5 cm del torace significa nella prima compressione rompere uno col costo. Ora, quando noi diciamo questo ai corsi, tutti quanti si spaventano, addirittura una volta una discente diceva no, e ho detto guarda, come si fa a dire a me no, se ti succede? Gli ho consigliato così, tavolati, non rompetemi le costole, perché da un momento in cui arriviamo nel corridoio e scopriamo il petto, vuol dire no, l'unica cosa è quella, perché se non volete essere rotte le costole. Però una cosa che dico sempre io, no? La rottura delle costole ci dà la possibilità di poter portare avanti la catena mondiale di sopravvivenza, quindi far arrivare l'ambulanza e poi andare in cardiologia, in emodinamica, poter fare tutto il tempo di recupero. Se decidiamo invece di fare un massaggio, ma di farlo un brano per non rompere le costole, beh, la catena mondiale si interrompe e non deve arrivare più l'ambulanza, ma deve arrivare con una macchina lunga, con una croce sola. Cioè, è un lungo giro, magari poi il suolo ci vuole, però io dico, se c'è un'ambulanza magari ti compri dei bonus per poi darne altri. Quindi Vittorio, a te è l'onore per dire sulle costole, se le rompiamo, a che cosa andiamo incontro a livello legale, non credo che sia qualche magistrato che ci vorrà qui. Prego Vittorio. Grazie, io intanto ringrazio Valentini per questo invito. E un defibrillatore fa bene alla comunità, fa bene a tutta la comunità, quindi ho fatto veramente un applauso, un grande applauso. Perché la comunità è la più protetta, però ci troviamo anche, parliamo della formazione, dell'importanza della formazione, perché un defibrillatore messo lì, di nessuno che lo sa usare. Non c'è una formazione alla base, come si può dire. E quindi questo evento, ti ringrazio per ricordarla, ha l'importanza della cultura della prevenzione, l'importanza della formazione, ma l'importanza della cultura del primo soccorso. Proprio questa giornata così importante, istituita da pochissimo dall'altro, la giornata mondiale della rianimazione cardio-respiratoria, quindi formazione e sensibilizzazione alla formazione che tanto c'è nella rete capillare al fine di rendere possibile salvare una vita in tempo. Abbiamo detto ciò che conta, ciò che è importante, appunto la rapidità, la tempestività dell'intervento. Ecco, c'è quell'anello importantissimo del soggetto che è sul posto, immediatamente sul posto, fino a quando non arrivano i soccorsi, fino a quando non arriva il personale sanitario, e deve essere formato proprio per fare quelle manovre immediate che servono per utilizzare anche il defibrillatore. Ora, partendo da questo, considerate che dal 2021, con la legge 116 del 4 agosto 2021 c'è stato l'obbligo dei defibrillatori in determinati luoghi, in particolare nelle pubbliche amministrazioni dove abbiamo uffici aperti al pubblico con almeno 15 dipendenti, sui mezzi di trasporto che percorrono viaggi superiori alle 2 ore e poi nelle società sportive dilettantistiche e professionali. E su questo ho una parentesi, perché per quanto riguarda le società professionistiche, già nel 2013 ci fu il decreto
Balduzzi proprio a seguito della morte del calciatore in campo, del calciatore Morosini, che ha previsto appunto l'obbligo del defibrillatore nelle società sportive professionistiche. A partire dal 2017 poi è stato esteso anche per quanto riguarda le società dilettantistiche, oggi c'è l'obbligo in tutti questi ambienti. Soprattutto è fortemente consigliato il defibrillatore, l'installazione del defibrillatore in tutti quei luoghi che sono di passaggio, che sono frequentati, e quindi anche nelle chiese, nelle palestre, nelle strutture sanitarie e altro. Dal 2021, quindi da oltre 20 anni, è stata istituita questa figura del soccorritore cosiddetto laico. E infatti sono state emanate delle linee guida a livello legislativo sull'importanza di questa figura, cioè un soccorritore che è formato, quindi ha effettuato, ha fatto un corso di primo soccorso sull'utilizzo del defibrillatore, in quanto la legge dal 2001 prevede che possa essere utilizzato il defibrillatore anche da personale non sanitario, però formato, quindi chi ha fatto il corso di ESI. E questo per garantire quante più persone possano utilizzarlo questo defibrillatore e rendere più veloce, più rapido l'intervento sul posto in caso chiaramente di arresto cardiaco o di necessità. È consentito quindi l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra ospedaliere, quindi al di fuori delle mura dell'ospedale, proprio perché nel 90% dei casi, questo la dottoressa mi può dare conferma, l'infarto, l'arresto cardiaco avviene al di fuori dell'ospedale, quindi nei luoghi più disparati. E dunque è opportuno fare formazione, è vero che sempre con la legge del 3 aprile 2001 è stato aggiunto che viene svolta formazione per quanto riguarda la formazione dei soccorritori laici da parte di organizzazioni medico-scientifico senza scopo di lucro, nonché di enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria. Quindi quante più associazioni possibile, viene creata appunto questa rete per fare in modo che quanto più gente abbia a disposizione questo corso di PNSP, che è davvero importante per salvare la vita di qualcuno in caso di arresto cardiaco. E la domanda ovviamente è sempre una: quali sono gli obblighi? Che cosa va incontro un operatore, un soccorritore laico nel momento in cui si trova davanti un arresto cardiaco? Allora, la normativa, gli articoli del codice penale che bisogna tenere in considerazione, su questo sarà veramente breve e sintetica, sono fondamentalmente due. Il primo è il reato dell'omissione di soccorso e il secondo è l'articolo 54 del codice penale, lo stato di necessità. Ora, per quanto riguarda l'omissione di soccorso, aiutare, intervenire immediatamente nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza, oltre che un dovere morale, è un dovere, un obbligo giuridico. Chiaramente l'operatore, quindi il soccorritore laico, non ha gli stessi obblighi dell'operatore sanitario. Che cosa significa? Che sì, è vero, deve soccorrere, ma deve fermarsi nel momento in cui non ha le competenze giuste per poterlo fare, fine di evitare ulteriori danni. E soprattutto deve evitare, valutare a monte il rischio prima di agire, quindi non mettere in pericolo la propria vita, anche perché questo potrebbe poi creare problemi ulteriori per gli operatori che intervengono successivamente. L'obbligo previsto dal codice penale, l'articolo recita proprio così: chiunque trovato abbandonato o sbandito un fanciullo minore degli anni
invece o altre persone incapaci di provvedere a se stessa per malattie di mente, di corpo, per vecchiaia o altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o la multa fino a 2.500 euro. Che significa? Anche se non avete le competenze, anche se non avete gli strumenti per poter agire immediatamente, il primo obbligo, l'obbligo principale che voi avete, ma in qualsiasi situazione di pericolo di emergenza, è quella di allertare immediatamente i soccorsi, quindi chiamare il 118 per far intervenire il personale sanitario. Alla stessa sera soggiace chi trovando un corpo umano che sia o sempre inanimato per una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare assistenza corretta, occorrente o di dare immediato avviso all'autorità. Quindi quello che dobbiamo fare ce lo dice, come vedete bene, il codice penale stesso. Se da si fa una condotta di colpevole deriva una lesione personale, la pena aumentata, e se ne deriva la morte, la pena poi è aumentata. Quindi l'unico limite che noi abbiamo per quanto riguarda la missione di soccorso è appunto quello della forza maggiore, ovvero di non mettere in pericolo, questo l'operatore ovviamente, il soccorritore largo, di non mettere in pericolo la propria vita, di non fare manovre che non gli competono. Quindi chiaramente se non ha le conoscenze necessarie, di non avventurarsi in pratiche che potrebbero compromettere ulteriormente o potrebbero comunque mettere a repentaglio la vita del soccorritore stesso. La domanda che stava facendo Enzo e che molti soccorritori si fanno è proprio quello delle lesioni che ci possono essere, che possono essere provocate nel momento in cui andiamo a fare un massaggio cardiaco. Parliamo di 5 cm, quindi è evidente che, come abbiamo detto prima, ci può essere la rottura delle costole. E cosa succede? Sì, in effetti potremmo andare incontro al reato di lesioni colpose. Ma anche in questo caso è proprio il codice penale che ci viene in aiuto, che ci dice che cosa bisogna fare. Entra in gioco lo stato di necessità. Lo stato di necessità è quindi l'altro articolo che vi avevo citato prima, l'articolo 54, che vi dà la risposta. Non è punibile chi ha commesso un fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale o di un danno grave alla persona. Pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Quindi è vero che andiamo a rompere le costole, questo è il caso di scuola, la rottura delle costole durante la manovra di rianimazione. Entra in gioco lo stato di necessità per tutte queste problematiche che possono manifestarsi durante le manovre di una persona formata. Perché ovviamente se ci avventuriamo in manovre che noi non abbiamo mai fatto, è chiaro che andiamo incontro a delle responsabilità. L'unica cosa che possiamo fare nell'immediatezza, facendo a monte un brevissimo, rapidissimo, per quanto possibile, una brevissima valutazione su quelli che sono i rischi a cui andiamo incontro noi, a cui andiamo incontro chiaramente la vittima, è quello di allertare, come ho detto prima, i soccorsi. Però nel momento in cui un operatore si trova a dover operare per salvare la vita, è chiaro che, come ha detto Enzo, le costole si possono tranquillamente recuperare, si possono aggiustare, ma qui si parla chiaramente della vita umana. E chiaramente la vita non torna indietro, quindi un piccolo appunto proprio per quanto riguarda lo stato di necessità, che proprio con questa normativa, una legge del 116 del 2021,
è stato anche introdotto un comma all'interno di questa legge riguardante proprio l'utilizzo del defibrillatore da chi non ha assolutamente alcun corso, alcuna competenza in materia. Ora, ne parlavo prima proprio con Enzo di questa cosa, è fortemente sconsigliato andare comunque ad utilizzare un defibrillatore da parte di una persona che non ha mai, che non sa neanche di che cosa stiamo parlando. È opportuno fare corsi di formazione, è opportuno avere la cultura del pronto soccorso, perché in teoria potrebbe accadere a chiunque, potrebbe accadere dovunque, e dobbiamo, a prescindere da tutto, a prescindere dall'arresto cardiaco, essere pronti ad avere quella, diciamo, quella freddezza anche, di poter agire con tempestività e far parte di quella catena della sopravvivenza di cui abbiamo parlato prima. Ecco, lo stato di necessità viene introdotto dalla normativa nuova dal 2021 anche per quanto riguarda l'utilizzo del defibrillatore da parte di soggetti che non sono formati. Quindi che significa? Che se ci troviamo in una situazione di assoluta emergenza dove non c'è nessuno che può operare, posso invocare lo stato di necessità se ho utilizzato un defibrillatore quando la cosa non mi compete. Ovviamente stiamo parlando di un caso limite, e infatti ne discutevamo proprio prima con Enzo, volevo anche infatti il tuo parere su questo comma che è stato aggiunto, su questa modifica che è stata apportata con la legge 116. E il mio intervento, adesso a prescindere da questa infarinatura, diciamo così, su quelle che sono poi le nozioni fondamentali e la responsabilità penale del soccorritore laico, è quello di spingere, soprattutto in una giornata come oggi, alla sensibilizzazione della popolazione. Io per prima non ho assolutamente nessuna conoscenza, male, lo so, ecco, vedi, non ho alcuna conoscenza, però so per certo, mi rivolgo a tutti, che è sbagliatissimo avventurarsi in cose che non sappiamo fare. L'unica cosa però certa è quella che dobbiamo metterci in movimento subito per quanto possibile e allertare immediatamente chi di competenza, il primo anello. E quindi ben venga questa iniziativa e spero che si possa fare rete per formare quanta più gente possibile, perché dico bene, un defibrillatore installato ma che non ha poi la forza motrice per poter essere utilizzato, la forza umana per poter essere utilizzata, viene lì, cioè le statiche prende solamente volte. Quindi grazie veramente Enzo per questo invito. Ovviamente se ci sono domande siamo qui per questo. Provocazione. Allora, dicevi ci sono due defibrillatori, uno vicino alla sede comunale e uno a San Crispieri. Ma hai nozione di quanta gente, ma proprio tra gli impiegati o gente di San Crispieri, sappia usare questo defibrillatore? Io mi trovo lì, succede qualcosa. Io personalmente non so manco come aprirlo un defibrillatore. Dunque. Adesso lo facciamo. No, io dico questo, no? Sì, ti voglio dire, non so manco che cosa sia un defibrillatore. Quando quello installato nelle scuole medie, ai ragazzi è stato fatto un corso anche? Perché questo è importante. I professori avrebbero dovuto farlo tutti, però non li fanno tutti. Ma in tutte le scuole ci dovrebbe essere il defibrillatore, a partire dalle scuole dell'infanzia. Perché un infarto, la dottoressa me lo può spiegare, cioè me lo può confermare, non è che avviene nell'età dell'adolescenza, nell'età della vecchiaia, può esserci anche in una scuola dell'infanzia, per cui un problema
dappertutto dovrebbero stare i defibrillatori e chi li sa usare. Ma soprattutto non andiamo ai defibrillatori, che cosa, ma chi sappia fare il corso, le manovre, la cosa più essenziale. È proprio questo che manca, questa cultura, questa prevenzione. Allora, io ringrazio innanzitutto la tua presenza, perché comunque stai rappresentando il Consiglio Comunale, la quale ho invitato, credo, per impegno, perché sicuramente non sono presente, però ci sei tu che comunque rappresenti il Consiglio Comunale, perché sia l'evento, sia l'associazione non è politica o partitica, quindi voglio dire, questo rappresenta l'unione, il fatto che ci deve essere anche la presenza dell'istituzione, e questa sera per me tu stai rappresentando appunto l'istituzione, il Consiglio Comunale, per la quale è stato fatto l'invito. Io rappresento soprattutto la vostra iniziativa, grazie, perché è un'iniziativa della quale ci presenta. Angelo, il processo è culturale, in qualche maniera stiamo andando nella direzione giusta, perché tanti defibrillatori si stanno installando, tanta gente si sta avventurando, comunque noi stiamo facendo tanti corsi di formazione. È vero, c'è il risvolto della medaglia, spesso i ragazzi lo vengono a fare soprattutto i diciottenni, perché dà diritto al credito scolastico chi deve fare la maturità, oppure chi deve fare un corso marina, quindi per avere un punteggio. Però già qualcosa. Io ora la legge 2021 mi ha delucidato un po' più Vittoria, perché non la conosco, non sono abbastanza approfondito, però sul decreto Balduzzi, quello vuol dire fatto, vuol dire dopo tante pressioni fatto da tutti i centri di formazione, che prevede, come dire, l'obbligatorietà del defibrillatore nei centri sportivi, agonistici e non, almeno la presenza di due addetti al corretto utilizzo, quindi a due formati, quindi che significa anche la palestra sotto casa, per dire, ci deve avere due, mentre c'è l'attività, quindi mentre la palestra è aperta, due dovrebbero essere lì. Ora, avere noi una mappatura non ce l'abbiamo, noi abbiamo l'ultimo dato del comune di Fagiano, perché ho fatto un progetto con la regione, che credo sia fermo al 2016, laddove è stata fatta una formazione a cura della regione, quindi la fece il 118, fece proprio Bazzanelli, e credo che Fagiano abbia anche un numero abbastanza alto, mi sa 18, non è riuscito a inserire nel corso di formazione, solo però che siamo fermi al 2016. Il corso ha una validità di 24 mesi, di 2 anni, quindi va sempre rinnovato. Poi se uno lo fa una volta e non si viene a riaggiornare, cade, no, le performance, le cose, un attimino vengono rimosse. Pertanto l'ultimo dato è fermo lì. Noi ci siamo, noi siamo disponibili. Infatti volevo aggiungere che proprio sul decreto Balduzzi c'è l'obbligatorietà delle palestre e nei centri sportivi, che adesso è previsto a prescindere, quindi sia che si sono le tantissime che siano possibili. Ma soprattutto con la legge citando prima, è prevista anche la promozione all'interno delle scuole secondarie. Adesso non ce l'ho, sto ricordando proprio bene, quindi dovrebbe essere proprio nelle scuole secondarie la promozione proprio e i corsi di formazione all'interno delle scuole secondarie. E lo di più, c'è anche il discorso della sensibilizzazione, cioè è proprio la legge del 2021 che parla della sensibilizzazione, della promozione della formazione. Quindi diciamo che mette al primo posto innanzitutto l'obbligatorietà dei defibrillatori in determinati ambienti, ma soprattutto mette al primo posto un ruolo centralissimo, quella della formazione stessa. Quindi anche la giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare si inserisce in questo circuito di promozione e di sensibilizzazione alla cultura del pronto soccorso, del primo soccorso. Allora, visto che comunque abbiamo sfondato un orario, se velocemente Laura e Cia sono due istruttrici, due professioniste sanitarie, una nel 118, una nel campo dell'assistenza sanitaria. Ci fanno vedere nel pratico, nel dettaglio, come si fa questa relazione. Cioè, con Katia siamo andati a scuola insieme e non potevamo mai immaginarci di ritrovarci insieme. Katia, come no? Una piccola precisazione, siamo rimasti pochi, ma non fa niente. La cosa più importante in assoluto che deve primeggiare su tutto è la propria sicurezza. Noi non possiamo aiutare se per primi siamo in difficoltà, questo ci viene
insegnato a noi come soccorritori, viene insegnato agli operatori, viene insegnato ai medici, viene insegnato a tutti. Prima di tutto la propria sicurezza. Fatto ciò possiamo aiutare il prossimo. Il nostro corso parte innanzitutto dalla sicurezza e questo penso che l'abbiamo capito tutti. Quindi la prima cosa che si fa nel momento in cui andiamo a vedere una persona che si è accasciata, è caduta, è svenuta, noi vediamo una persona a terra, la prima cosa in assoluto che facciamo, sicurezza. Guardiamo a 360 gradi tutto quello che ci circonda. Può essere di tutto, adesso non mi soffermo molto, però il filo rotto, l'acqua a terra, la mattonella che sta cadendo, qualsiasi, dico qualsiasi cosa. Cosa facciamo? Lo chiamiamo, signore, signore, perché Lucia lo sta anche toccando? Perché ci può essere un dente. Cioè, non ci sente, noi possiamo stare lì a chiamare il dottore, ma non ci sentirà. Quindi, contatto occlusivo e acustico, quindi lo chiamiamo e lo tocchiamo. Il signore cosa succede? Non respira. Chiama il 118. Diamo la responsabilità a qualcuno che è vicino intorno a noi di chiamare il servizio addetto all'emergenza, perché se non c'è nessuno, ovviamente, oggi come oggi, telefonino, chiamiamo, viva voce e operiamo. Però diamo la responsabilità, a proposito di aspetti legali, diamo la responsabilità a qualcuno di chiamare un mezzo d'emergenza. Chiama il 118, ho una persona a terra che non risponde. Non ci vogliono troppi paroloni. Non risponde, ok? Non risponde. Siamo medici, non siamo infermieri, non siamo nulla. Il signore semplicemente non risponde, ok? Basta questo. Non risponde. Cominciamo le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Una mano sul torace, la seconda sull'altra. Guardate, come diceva appunto Katia, la dottoressa D'Alessandro, la nostra posizione deve essere perpendicolare alla posizione del malcapitato, lo chiamiamo Johnny, perché ritorniamo al primo step, sicurezza, la sicurezza del nostro corpo, non ci dobbiamo affaticare. Quanti erano le 100, 120 al minuto, quindi partiamo, pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo dobbiamo dire ad alta voce perché ci può essere qualcuno intorno a noi che ci sente e vediamo cosa sta succedendo. Ho fatto il corso, adesso vado ad aiutare. Ci siamo? Quanto riguarda il Covid, libera estensione, la manovra mandibolare, andiamo a scrutare, guardate Diego come esperto, andiamo a vedere le vie respiratorie, ma capita Johnny, non lo sappiamo chi è, non lo conosciamo, continuiamo RCP, 1, 2, 3, 4, 5, non ci dobbiamo esporre al pericolo, ok? Questa è la nostra sicurezza, gambe stese, spalle dritte perpendicolari al Johnny e gambe braccia stese. Non andiamo a rovinare, vedete Lucia per quanto possa essere esperta, però inizia a sudare, immaginatela con tutta la divisa in spiaggia. Come diceva appunto il nostro amico avvocato, è un elettrodomestico, non è niente di più, però lo dobbiamo saper usare. Questo ovviamente è un modo didattico, lo si accende. Rimuovere le placche da rivolto e applicarle sotto la cintura del paziente. Questa frase la dirà fino a quando noi queste placche non le prendiamo e non le applichiamo. Diceva pure la dottoressa D'Alessandro che è un macchinario. Quindi se non facciamo quello che ci dice, non è che ci andrà a scaricare, non sarà pericoloso. E quello che dobbiamo fare è questo, quello che ci dice di fare. Ecco perché si fa il corso
perché queste manovre le dobbiamo conoscere. Non toccare il paziente. Analisi del ritmo cardiaco in corso. Non toccare il paziente. Analisi del ritmo cardiaco in corso. Si fa sicurezza. Certo, consigliati. Carica in corso. Ci prepariamo. Non toccare il paziente. Fare sempre sicurezza. Preparazione allo shock. Pronti? Pre, shock, somministrato. Adesso è sicuro toccare il paziente. 5, 6, 7. Iniziare RCP. Ci dice tutto quello che dobbiamo fare. E ci dà anche il tempo. Sentite questo battito, questo beep. Questo beep è il tempo che noi dobbiamo massaggiare. Questo è il massaggio cardiaco. Esatto, perché non è tanto lo scendere, ma è proprio il tempo, la statistica che dobbiamo l'abbiamo salvato. Adesso noi lo abbiamo fatto vedere. Chi si offre volontario? Questo è il primo approccio, il massaggio cardiaco, le nostre due mani, come diceva appunto Carla, e diventiamo una pompa, diventiamo la pompa del nostro cuore, quindi andiamo a schiacciare questa spugna che inietta e spinge sangue in sostanza. Dobbiamo fare questo lavoro. Poi sempre, non ti chiedo di farmi tutta la manovra perché però l'approccio con la persona, massaggio cardiaco, sì, perpendicolare, esatto, metto una linea mammaria, esatto, questo al centro, palmo, dritto con la spalla, perpendicolare, esatto, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vedete com'è profondo, cioè immaginate anche un corpo esile. Parlava di una nonnina di 92 anni, se aveva fatto un massaggio cardiaco alla nonnina di 92 anni, capite bene che le ossa si screpano. Quindi c'è un tempo da dover seguire. 100 battute per minuto. Sì. E io come faccio a capire? C'è il minuto. No. Devo andare e basta. Devi andare. Il trucchetto è del contatto. Perché quando contiamo ci diamo il tempo, 1, 2, 3, come se stessero scandendo, esattamente, perché se poi iniziamo a dire 1, 2, 3, a parte che non riusciamo manco a respirare, quindi chiaramente poi la tempistica si stringe, invece tutta un insieme di circostanze, un insieme di movimenti e un insieme di parole che ci aiutano a scandire bene il tempo. Il movimento della testa, sono curioso. Il movimento della testa, come ha già spiegato in maniera idonea la dottoressa, la mano, la sensazione della mandibola, quasi. La mano sulla fronte e si spinge verso di noi. Con due dita si prende il mento, questo. Quando dobbiamo guardarci all'interno la si apre, ma in caso contrario deve rimanere chiusa. Ok? Questo è il mento. Chiaramente le due dita vanno messe sulla parte dura del mento, altrimenti andiamo a toccare le parti molle e dà fastidio, invece vanno messe nella parte dura del mento. Ok. Qualcun altro? Vai. Allora Vale, se c'era un solaio che stava crollando, tu ti accorgi di più. Certo. Non quindi devi andare su per inginocchiarti. Devi valutare la tua sicurezza. Ma è questo? Sì, la posizione al centro. La posizione è proprio quella. Quello che vi posso dare io in più, data l'esperienza, è posizionarsi sul paziente come se dovessimo cadere dalla parte opposta del paziente stesso, in modo tale da non gravare sulle nostre braccia. Noi femminucce abbiamo meno forza, l'uomo magari ne ha di più e anche un po' più di energia, però noi facciamo forza su tutto il nostro corpo in questo modo. Vai ancora un po' più su, bravissima. Questa è la posizione in cui noi femminucce, diciamo, possiamo avere anche più forza. Vai, affonda. 2, 3, 4, 5, 6. Non è difficile, perché la cadenza poi del numero ci aiuta anche nella tempistica. E noi lo facciamo, lo faccio per mestiere ormai. Ma l'affondo sì, deve essere, è uguale o è di più sul torace? No, è quello. Questo rispecchia l'80%, considera che è un po' più naturale.
solo la forza è un ti troverai con difficoltà. Poi è tutto molto soggettivo, perché vuol dire, no? Un conto vuol dire avere un paziente di carino, un conto avere un paziente con una conformazione. Ok, allora ragazzi, una cosa. Non vogliamo fare gli esattori delle tasse, ma lì all'angolo abbiamo messo, vuol dire, un piccolo salvadanaio proprio per quella raccolta fondi per il defibrillatore che vorremmo, che doneremo, che ce la faremo, vuol dire, se non adesso ma più in là, comunque ce la faremo, e che arriverà per quanto riguarda l'oratorio. Abbiamo messo, vuol dire, delle offerte libere, dove daremo delle penne come gadget, dei piccoli portachiavi. Per chi vuole abbiamo messo anche un piccolo manuale, quindi vuol dire del libricino ufficiale del corso, viene chiamato Famiglia e Amici dell'American Heart, a un costo simbolico di 10 euro, dove parte tutte le spese ricavato va tutto in donazione per quanto riguarda il defibrillatore. Ecco, un libro molto piccolino, pratico, viene chiamato RCP, Rianimazione Cardiopolmonare, Family and Friends, Famiglia e Amici. Proprio perché noi con questo corso invitiamo un po' mamme, nonni, babysitter, catechisti, tutti quanti, insomma, proprio perché mettiamo nel pratico queste cose qui. E pertanto, insomma, chi vuole, insomma, lascia un'offerta, il libro è questo. Ragazzi, io direi di salutarci, perché comunque con i tempi siamo... Spero di non aver... 29 c'è il corso, sì, 29 a partire. Alla sede della Fondazione Popolare, 29 mattina, un paio d'ore per il... Sì, fatemi vedere come si fa il passaggio. Sì, ora lo mettiamo. Allora, le nostre due istruttrici. Grazie. Don Francesco. Prendi uno degli attestati, eh? Allora, invece, le donne le abbiamo mangiate con dei fiori, perché comunque hanno fatto un intervento. Non ti dico di pregarti, ma un buon vino della cantina Mistri, anche per l'economia locale. Quindi, per dirti grazie per la celebrazione, per averci accolto, per averci supportato e sopportato. Quindi davvero grazie, insomma. Questo è un attestato come prima edizione, con la speranza di porre le auto, insomma. Abbiamo anche da ringraziare Teletrino, Television, che con le sue dirette streaming, insomma, riesce a portare tutto il messaggio anche al di fuori. Ragazzi, davvero grazie. Chiunque vuole può continuare a provare su Manichino, siamo a vostra disposizione. Abbiamo anche l'altro pupazzo. Davvero grazie. Grazie a tutti. Grazie.